Sono una valanga i reclami presentati all'ufficio scolastico provinciale di Lucca da parte di insegnanti precari che si sono visti scavalcare nelle graduatorie per le scuole dell'infanzia, a causa di una vera e propria invasione da altre province, che a Lucca ha le dimensioni di un assalto, con tutti i candidati residenti di fatto tagliati fuori dalla possibilità di ricevere un incarico anche soltanto annuale. I ricorsi sono stati presentati ieri mattina da una ventina di docenti in attesa del ruolo, che si sono recati negli uffici dell'ex provveditorato accompagnati dai sindacati e dall'avvocato. In tutto sono state chieste verifiche sui punteggi di non meno di 260 candidati in graduatoria, che è passata dai 153 candidati di un anno fa agli attuali 439, per effetto dell'aggiornamento triennale, che ora consente a insegnanti di tutta Italia di inserirsi nelle liste di qualsiasi ufficio scolastico provinciale. E proprio ieri mattina, anche in conseguenza delle polemiche degli ultimi giorni, l'ufficio scolastico provinciale ha convocato la commissione per il sorteggio del 5% delle candidature, di cui verrà controllata tutta la documentazione insieme al punteggio stesso. Una possibilità anche questa data dalle disposizioni ministeriali e a discrezione dell'ufficio scolastico provinciale. Una buona notizia per i precari scavalcati, che sperano in qualche movimento nella graduatoria dall'esito delle verifiche.